L'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli ha partecipato alla presentazione del Bike Park del Montefeltro, un'infrastruttura considerata un Eden dagli appassionati delle due ruote, che troveranno percorsi attrezzati tra sentieri e paesaggi mozzafiato da vivere tutto l'anno, nel segno della migliore strategia legata alla destagionalizzazione dell'offerta turistica e del divertimento. Sostenibilità, intermodalità, interconnessione e sicurezza sono i principi cardine della visione infrastrutturale della Regione Marche, che conferma la sua vocazione a investire sulla mobilità ciclistica a tutto tondo. È un comprensorio, quello del Carpegna, che è un attrattore tra quelli principali della nostra regione. Si parlava di una ferita di questo territorio, 9 comuni che hanno scelto di andare in Emilia-Romagna, e la grande sconfitta della politica di questa regione del passato, che ha fatto fuggire dei suoi figli per una regione a noi poco lontano, poco distante, ma che ha conquistato dei territori che sono marchigiani, che noi amiamo. Per questo oggi sono a Carpegna per dimostrare la grande attenzione della giunta regionale Acquaroli verso questo territorio, che è un patrimonio di tutta la nostra regione, ma che è anche un grande patrimonio degli sportivi italiani. Qualcuno scrisse su uno dei tornanti del Monte Carpegna: questo è il cielo del pirata. Marco Pantani si allenava qui, ed ecco perché oggi qui noi annunciamo la messa a terra finalmente di 1.200.000 euro destinati alla creazione di un bike park su questo territorio. Oggi è stata una visita importante che pone le basi per un futuro che il nostro territorio, diciamo, negli anni passati ha subito un po' troppo. Ci sono le condizioni per ripartire, questo è un primo passo importante verso dei servizi importanti che, vista anche la vocazione turistica che ha la nostra zona, dunque il bike park è un fattore importante di rilancio non solo per Carpegna ma un po' per tutto il Montefeltro. Noi siamo una terra di confine che tante volte non lo sappiamo neanche noi se siamo in Emilia Romagna, nelle Marche o in Toscana, dunque abbiamo la possibilità e l'obbligo di collaborare un po' per tutti, però nell'interesse comune dello sviluppo del Montefeltro.